Salve a tutti. Oggi ci occupiamo, continuando a parlare di campi elettrici, delle linee di forza o linee di campo. Di che si tratta? Richiamiamo un attimo quanto conosciamo già sul campo elettrico e vediamo perché è necessario introdurre questo concetto, quello di linea di forza o linea di campo. Ricordiamoci che data una carica di prova che indichiamo con il simbolo Q piccolo collocata in un punto dello spazio e supponendo che su questa carica agisca una forza F che ha una sua direzione e verso e un suo modulo, noi definiamo campo elettrico il vettore dato dal rapporto tra il vettore forza e il valore della carica di prova. Quindi è un nuovo vettore che ha la stessa direzione del vettore forza, lo stesso verso se la carica Q è positiva, e l'intensità è data dalla formula che abbiamo appena descritto. Da questa definizione si capisce che il campo elettrico teoricamente andrebbe calcolato punto per punto nello spazio. Se prendiamo la stessa carica Q e la andiamo a posizionare in una diversa collocazione nello spazio, non è detto che la forza che essa subisce sia la stessa, in generale avrà un altro valore sia in termini di direzione sia in termini di intensità. E allora, se questa è la forza F2 che agisce sulla carica Q messa in una nuova posizione, è sempre la carica Q, solo che prima stava nella posizione P1, adesso sta nella posizione P2. Se la forza che adesso vale F2, il campo elettrico assume un nuovo valore, in generale diverso dal primo, pari a F2 su Q. Se ripetiamo questa operazione per ogni punto dello spazio, è possibile mappare l'intero spazio, che si trova nella regione che stiamo esaminando, punto per punto, andando a vedere qual è il valore del campo elettrico. Si tratta chiaramente di un'operazione piuttosto monotona e complicata e non sempre praticabile. Oltretutto dobbiamo immaginare lo spazio come un continuo, non possiamo mappare punto per punto tutto lo spazio. Esiste chiaramente un modo diverso in molti casi di trovare il valore del campo elettrico. Per esempio, sappiamo che se andiamo a vedere come è fatto il campo elettrico generato da una carica soltanto, da una sola carica puntiforme, indichiamo quindi con la lettera Q maiuscolo la carica puntiforme che genera il campo e andiamo a posizionare la carica di prova in un punto P, la carica di prova Q piccolo in un punto P. Volendo sapere quanto vale il campo elettrico in questo punto P, sappiamo che la forza che agisce fra le due cariche obbedisce alla legge di Coulomb. Quindi sappiamo che la forza va cercata come direzione lungo la congiungente i due punti P e Q. Quanto è intensa questa forza dipende dalla distanza fra le due cariche quindi se questa è la distanza D fra le due cariche e dipende dalle due cariche stesse. Sappiamo quindi che la forza che adesso andiamo a rappresentare con un vettore in verde, ha la stessa direzione della congiungente e la sua intensità è data da K, Q grande, Q piccolo, fratto la distanza al quadrato. Il verso è come quello che abbiamo tracciato se le due cariche hanno lo stesso segno. Quindi è un verso in allontanamento rispetto alla posizione della carica principale Q grande, oppure se per caso le due cariche hanno segno opposto, il verso è diretto in senso attrattivo fra le due cariche. Chiaramente questa informazione permette di sapere qual è l'intensità del campo e qual è la direzione, però diciamo che resta una nozione di natura simbolica che permette di calcolare il campo, ma non ci permette di avere una visualizzazione chiara di come è fatto il campo nei vari punti dello spazio. Esiste un modo più chiaro di visualizzare le proprietà del campo elettrico nei vari punti dello spazio che fa uso della nozione di linea di forza, che adesso andiamo ad introdurre. Come si costruisce una linea di forza e come è possibile visualizzarle?
Allora, supponiamo che il campo elettrico venga studiato con la solita carica di prova. Quindi in un punto dello spazio viene posizionata la carica di prova Q piccolo. Supponiamo che la forza che agisce su questa carica ha un certo valore, che indichiamo con F1, supponendo che la carica in questo momento sia nella posizione P1. Ora, se noi lasciamo muovere questa carica, la lasciamo libera di muoversi, come la forza tende a muoverla, cioè lasciamo che possa essere, spostata e accelerata dalla forza F1, questa carica comincia a muoversi lungo la direzione e il verso indicati dal vettore forza. Se lasciamo che questo avvenga per un breve intervallo di tempo, possiamo immaginare che la carica, dopo un certo tempo, si va a posizionare in una nuova posizione P2, indicata dalla direzione del vettore forza. Adesso però che è cambiata la posizione della carica di prova, non si trova più nel punto P1 ma si trova nel punto P2, non è detto che la forza che agisce sulla carica adesso sia ancora pari ad F1. Il nuovo vettore forza in generale può avere un valore diverso sia in termini di direzione che di intensità. Supponiamo che il vettore forza adesso abbia questa direzione e questa intensità rappresentata dal vettore che abbiamo appena disegnato. Adesso ripetiamo la stessa operazione di prima, lasciamo cioè che la carica possa muoversi nel verso che la forza indica, quindi se d'altro canto se lasciamo la carica libera di muoversi, la forza determina un'accelerazione proprio nella direzione indicata dal vettore forza. Quindi la carica adesso andrà a spostarsi in una nuova posizione. Dopo un certo tempo la troveremo in un punto P3 lungo la direzione indicata dal vettore forza F2. Se adesso andiamo a vedere quanto vale la forza, non è detto che abbia la stessa direzione e la stessa intensità che aveva nel punto P2, in generale è cambiata sia la direzione che l'intensità. Supponiamo che sia questo il vettore F3 che rappresenta la forza esercitata sempre sulla stessa carica di prova Q piccolo, però nella posizione indicata dal punto P3. Allora, a questo punto questo procedimento può essere ripetuto un numero illimitato di volte. Quello che si ottiene è una sequenza di posizioni successive, P1, P2, P3, P4, P5 e così via. Non ripeto di nuovo la sequenza dei vettori forza, però è chiaro che man mano che seguo questi spostamenti che vengono effettuati, ripeto, sempre lungo la direzione del vettore forza, si ottiene una sequenza di punti. Immaginiamo adesso di unire questi punti, P1 con P2, P2 con P3, P3 con P4, P4 con P5, P6, eccetera. Quello che si ottiene è una linea spezzata. Se questa linea spezzata viene disegnata con punti molto vicini, cioè se gli intervalli di tempo delta T1, delta T2, delta T3, durante i quali si attende il riposizionamento della carica, sono molto brevi, quello che succede è che otteniamo una linea spezzata fatta però con punti molto vicini fra di loro. E tanto più vicini sono questi punti, tanto più la spezzata che si ottiene è di fatto una linea continua. Una linea continua così ottenuta si chiama linea di forza. E si capisce subito che la definizione che abbiamo dato è indipendente dal fatto che la forza di cui stiamo parlando sia necessariamente una forza elettrica. Si può definire una linea di forza con questo criterio, per esempio per la forza di gravità o per qualunque altra forza che agisca su un punto materiale in movimento. Se invece di andare a considerare il vettore forza andiamo a tracciare di volta in volta il vettore campo elettrico, quindi dove c'è F1 tracciamo il vettore campo elettrico E con 1, dove c'è F2 tracciamo il vettore campo elettrico E con 2 e così via. E con 3, eccetera, riotteniamo ovviamente la stessa linea, solo che siccome in questo caso la linea fa riferimento non tanto alla forza quanto al campo elettrico,
In questo caso si parla di linea di campo. La linea così ottenuta si chiama linea di campo. Dobbiamo immaginarla come una linea continua orientata, perché i vettori hanno un verso, quindi questa linea ha un verso preferenziale di percorrenza. E quali sono le proprietà di questa linea? Per come l'abbiamo tracciata, è abbastanza chiaro che in ogni punto di questa linea la tangente passante per il punto ci dà la direzione del campo elettrico. Quindi prendiamo un punto, un qualunque altro punto su questa linea, tracciamo la tangente passante per la linea, otteniamo la direzione del campo elettrico. Quindi questa è una delle proprietà delle linee di forza così costruite. Date una linea di forza, in ogni punto il campo o la forza è tangente alla linea nel punto considerato. Inoltre la linea è orientata, quindi oltre ad avere la direzione del campo in ogni punto, la linea ci fornisce anche il verso. In ogni punto abbiamo un'idea di come è fatto il campo elettrico considerando la tangente alla curva in quel determinato punto. C'è un'altra caratteristica delle linee di forza. Ovviamente noi abbiamo disegnato la linea di forza partendo da un punto qualsiasi dello spazio, quindi scegliamo un punto in cui si trovava la carica di prova e da qui viene tracciata una linea di forza che è determinata in qualche modo dalle proprietà del campo. Se scegliamo un punto diverso dal primo, non è detto che si ottenga una linea di forza uguale, in generale la linea di forza può avere forma diversa. Prendendo ancora un altro punto, otteniamo un'altra linea di forza. Bene, ora se immaginiamo di scegliere punti arbitrariamente in tutto lo spazio, praticamente possiamo ottenere infinite linee di forza, però il risultato che si otterrebbe così sarebbe quello di riempire tutto lo spazio di linee di forza. Quindi ci sarebbero linee di forza dappertutto e sostanzialmente il disegno che otterremo sarebbe assolutamente illeggibile. Per questo motivo si sceglie di tracciare le linee di forza intervallandole in modo che ci sia una certa distanza fra una linea di forza e l'altra. Ovviamente una distanza che può essere variabile, però certamente deve essere possibile distinguere a occhio le linee di forza distinguendole l'una dall'altra. Con questo criterio è possibile, mediante linea di forza, visualizzare l'andamento della direzione e dell'intensità del campo elettrico. Certamente la direzione, perché le linee di forza orientate ci danno direzione e verso del campo elettrico. Come facciamo a rappresentare anche l'intensità del campo? Beh, per capire un po' come le linee di forza possono permettere di visualizzare anche l'intensità del campo e quindi vedere in quali regioni dello spazio il campo è più o meno intenso, facciamo di nuovo riferimento ad un caso particolare, e cioè al campo generato da una carica puntiforme. Allora, qui supponiamo ci sia una carica Q grande responsabile della generazione di campo elettrico nello spazio circostante. Andiamo a prendere un punto qualsiasi, nel quale andiamo a posizionare l'ipotetica carica di prova Q. Chiaramente la linea di forza passante per il Q, punto in cui si trova la carica di prova, è indicata da che cosa? Dalla direzione del campo nel punto Q. Il campo, sappiamo, ha una direzione che legata alla congiungente i due punti in cui si trovano le due cariche. Se dovessimo tracciare il campo in questo punto, supponendo che la carica Q maiuscolo sia una carica positiva, viene fuori un campo elettrico orientato in questo modo. A parte, diciamo, l'approssimazione del disegno, cerco di farlo meglio. È chiaro quindi che se io volessi tracciare la linea di forza passante per Q, la linea di forza è certamente tracciata considerando una linea che parte dalla carica Q grande e passa per la carica Q piccolo. Infatti, in qualunque altro punto che si trovi lungo la congiungente, il punto principale P1 e il punto P in cui si trova la carica che genera il campo, in tutti gli altri punti che si trovano nel segmento PP1, il campo ha sempre la direzione della congiungente
il punto P1 col punto P. Quindi certamente la linea di forza passante per il punto P1 è una linea che congiunge il punto P con il punto P1, e questo vale per qualunque altra carica che si trovi lungo questa linea. Ovviamente, se il punto di partenza lo scegliamo altrove, per esempio prendiamo un altro punto qui dovremo tracciare una linea di forza che si trova lungo il raggio che parte da Q e arriva sulla nuova posizione della carica di prova. L'imprecisione. Se cambio ancora punto, qualunque punto io prendo, devo tracciare una retta che passa per il punto P e per la nuova carica di prova. In buona sostanza, le linee di forza sono tutte semirette che partono dal punto P e passano per i vari punti dello spazio. Quindi queste sono le linee di forza del campo generato da una carica puntiforme. Scegliendo per esempio di equispaziare le linee in modo tale che l'angolo formato tra una linea di forza e l'altra sia sempre lo stesso, non è quello che in modo preciso ho fatto io, quello che si osserva è una cosa. Più vicini siamo alla carica che genera il campo, più vicine sono le linee di forza, quindi le linee di forza sono abbastanza vicine le une rispetto alle altre. Qui la distanza fra una linea di forza e la successiva è piccola. Queste distanze sono piccole. Ma se considero una regione di spazio più lontana dalla carica che genera il campo, le distanze diventano via via più grandi. Man mano che ci allontaniamo dalla carica di prova, le distanze tra una linea di forza e l'altra diventano più grandi. E infatti, utilizzando questa convenzione di tracciare le linee di forza cercando di equispaziarle almeno in un punto, per esempio vicino alla carica che genera il campo, succede proprio questo, ed è un'altra proprietà delle linee di forza. Le linee di forza sono maggiormente diradate dove il campo è più debole, perché a distanza più grande dalla carica Q il campo è certamente più debole, e sono invece più ravvicinate laddove il campo è più intenso. Vicino alla carica Q il campo è più intenso. Come facciamo a dire che vicino alla carica Q il campo è più intenso? Beh, sappiamo che il campo generato da una carica puntiforme ha un andamento del tipo kq grande fratto la distanza al quadrato, dove la distanza d è la distanza misurata a partire dalla carica Q. Più grande la distanza, più piccolo è il campo. Quindi le proprietà delle linee di forza possono essere così riassunte. Proprietà 1. In ogni punto, la tangente alla linea di forza passante per il punto stesso indica la direzione del campo. Proprietà numero 2. Le linee di forza sono orientate, quindi forniscono il verso del campo. La terza proprietà è che le linee di forza sono più ravvicinate dove il campo è maggiormente intenso. Così riassumiamo le tre principali proprietà delle linee di forza. Ora, facendo
fino adesso abbiamo rappresentato le linee di forza del campo generato da una carica puntiforme. Vediamo di completare questa rappresentazione. Se la carica puntiforme che stiamo considerando è positiva, allora le linee di forza che dobbiamo tracciare, oltre ad essere disposte a raggiera rispetto al punto in cui si trova la carica, sono anche orientate opportunamente verso l'esterno rispetto alla carica. Le lunghezze sono da considerarsi arbitraria, nel senso che le linee di forza sono semirette. E qui quindi dobbiamo indicare il verso di questa linea di forza. Se la carica di prova è positiva, queste linee sono orientate in senso uscente rispetto alla carica che genera il campo. Se viceversa la carica è negativa, quindi qui ci troviamo con una carica Q negativa, allora abbiamo linee di forza orientate verso la carica. Questo discorso vale in generale. Quando c'è un campo generato da molte cariche, le linee di forza sono uscenti rispetto alle cariche positive e entranti sulle cariche negative. Le cariche positive vengono in qualche modo dette sorgenti del campo, le cariche negative vengono dette pozzi, dove sorgente e pozzo fa riferimento un po' a un linguaggio relativo ai fluidi, che però si rivela utile in questo contesto. Dobbiamo immaginare le linee di forza come uscenti dalle cariche positive e entranti sulle cariche negative. A questo punto cerchiamo di visualizzare a titolo di esempio come possono essere fatte le linee di forza di altri campi, per esempio le linee di forza del campo generato da due cariche. Supponiamo che siano due cariche, una positiva e una negativa, disposte in punti diversi. Allora, qui posizioniamo una carica positiva e qui posizioniamo una carica negativa. Le linee di forza sono così fatte. Al centro fra le due cariche abbiamo una linea di forza che esce dalla carica positiva e raggiunge la carica negativa ed è orientata. Questo lo possiamo vedere calcolando direttamente il campo con qualche esempio. Intanto diamo uno schema generale di come sono fatte le linee di forza. Appena ci allontaniamo dalla congiungente in qualunque altro punto dello spazio, il campo è dovuto alla somma vettoriale dei campi generati dalle due cariche. Quindi in questo punto il campo è la somma vettoriale del campo che noi avremo se ci fosse solo la carica più Q, o solo la carica meno Q. Le due cariche le supponiamo uguali in modulo, ma di segno opposto. Il risultato è un campo fatto in questo modo. Qui, per esempio, la linea di forza andrebbe disegnata così, sempre orientata come uscente dalla carica positiva e entrante sulla carica negativa. Allo stesso modo, simmetricamente anche sotto. Più ci allontaniamo rispetto alla congiungente delle due cariche, più la linea si incurva. Però è sempre uscente dalla carica positiva ed entrante sulla carica negativa. Man mano che ci allontaniamo dalle due cariche, il campo diventa anche meno intenso, quindi le linee di forza vengono disegnate in modo più diradato anche sotto. Ovviamente il disegno è approssimativo, è fatto a mano libera, ma è solo per rendere l'idea. Poi, vicino ad una delle due cariche, il campo lo possiamo immaginare come simile al campo generato da una carica puntiforme, quindi dobbiamo immaginare delle linee di forza che sono quasi delle semirette. Ovviamente il verso delle linee di forza, come al solito, è uscente rispetto alle cariche positive
ed entrante rispetto alle cariche negative. In questo modo otteniamo una visualizzazione del campo elettrico. Questo, per esempio, è il campo generato da due cariche con disegno opposto. Se provassimo a disegnare le linee di forza del campo generato da due cariche uguali, immaginiamo due cariche positive, quindi una carica positiva qui e una carica della stessa intensità, anch'essa positiva, qui. Dovendo disegnare le linee di forza, è facile immaginare per ragioni di simmetria che al centro il campo è nullo, quindi qui non ci dovrebbero essere linee di forza. In vicinanza della carica, di una delle due cariche, le linee di forza escono a raggiera. Quindi, come abbiamo visto prima, ci ritroviamo con delle linee di forza uscenti rispetto alla carica positiva, però rispetto a prima le linee di forza hanno una forma diversa, leggermente diversa. Come vediamo, sono sempre molto ravvicinate vicino alle cariche dove il campo è intenso e poi si diradano a distanza dalle cariche laddove il campo diventa meno intenso. Ovviamente si tratta di rappresentazioni approssimative. Se volessimo effettuare un calcolo approssimato dell'intensità del campo, beh, non potremmo ottenere un numero molto attendibile, ma avere un'idea certamente del fatto che qui vicino alle cariche il campo è molto intenso perché le linee di forza sono molto ravvicinate, il campo è meno intenso a distanza dalle cariche, laddove le linee di forza si diradano, beh, questa è un'informazione che possiamo ricavare attraverso le linee di forza. È difficile ottenere un'informazione numerica precisa. Per avere un'informazione numerica più precisa, per esempio, nelle due rappresentazioni che abbiamo fatto, dovrebbe risultare che qui al centro fra due cariche di segno opposto c'è un campo elettrico e dovrebbe essere abbastanza intenso, più intenso ancora vicino alle due cariche. Il campo elettrico dovrebbe invece diminuire di intensità man mano che ci allontaniamo dalle due cariche. Nella rappresentazione invece con due cariche positive dovremmo avere un campo elettrico molto poco intenso nello spazio compreso fra le due cariche in questa regione. Visto che le linee di forza le abbiamo disegnate in modo molto diradato, teoricamente al centro dovremmo avere campo nullo e questo lo possiamo verificare. C'è un campo più intenso in vicinanza, come al solito, di ognuna delle due cariche prese singolarmente. E proprio per questo motivo andiamo a calcolare il campo elettrico in un caso del genere. Supponiamo di avere una carica posizionata in questo punto, Q1, una carica posizionata in questo punto, Q2. Supponiamo che tanto Q1 quanto Q2 valgano un nano coulomb, significa 10 alla meno 9 coulomb. A questo punto andiamo a vedere quanto vale il campo elettrico nella posizione centrale fra le due cariche, cioè esattamente nel punto medio del segmento che unisce le due cariche. Per calcolare il campo, supponendo che le due cariche siano dello stesso segno per il momento, noi abbiamo questa situazione. La carica Q1 genera nel punto P in cui stiamo cercando il valore del campo, un campo elettrico diretto lungo la direzione che congiunge il punto P con la carica Q1, col verso uscente rispetto alla carica Q1, quindi il campo elettrico dovrebbe essere diretto in questo modo. Chiamiamo con E1 questo campo, quindi E1 è il campo generato nel punto P dalla carica Q1. In modo analogo, la carica Q2 genera nel punto P un campo E2 che è diretto lungo la congiungente il punto P con la carica Q2, ma in senso uscente rispetto alla carica Q2, quindi dobbiamo disegnare il campo in questo modo. Ed ecco che se le due cariche Q1 e Q2 sono uguali, così come abbiamo scritto, e se le distanze tra il punto P e le cariche Q1 e Q2 sono anch'esse uguali, allora possiamo dire con certezza, grazie alla legge di Coulomb, che il campo elettrico E1 e il campo elettrico E2 hanno la stessa intensità, pur avendo versi diversi, versi opposti. Quindi
Quindi il campo E1 è dato da K Q1 fratto la distanza d al quadrato e il campo E2 è dato da K Q2 fratto la distanza d al quadrato. Poiché i due vettori hanno la stessa intensità ma verso opposto, siamo sicuri che in questo punto il campo è nullo. E quindi, come confermato nel disegno precedente, nel mezzo tra le due cariche, esattamente al centro, il campo è nullo. Poi se ci allontaniamo dal centro, il campo sarà diverso da zero, ma comunque con valori molto piccoli finché rimaniamo nello spazio compreso fra le due cariche. Poi man mano che ci avviciniamo a ognuna delle due cariche, effettivamente ci sono comunque delle linee di forza, quindi il campo elettrico non è nullo, ma esattamente al centro il campo è nullo e lo vediamo qui. Vediamo invece il caso precedente, cioè quello in cui le cariche hanno segni opposti. E andiamo a vedere quanto vale il campo esattamente nel punto medio del segmento fra le due cariche, che supponiamo avere la stessa intensità, quindi lo stesso valore numerico. Supponiamo che le due cariche siano ancora 10 alla meno 9, ma stavolta l'ipotesi è che la carica Q1 sia positiva e la carica Q2 sia negativa. Quindi questa è un nano coulomb e questa è meno un nano coulomb. Allora rifacciamo lo schema. Qui c'è la carica Q1, qui c'è la carica Q2 e stiamo cercando il valore del campo nel punto medio del segmento tra Q1 e Q2, nel punto P. Allora, la carica Q2 è negativa. La carica Q1 è positiva, allora il campo generato da Q1 è un campo che, come abbiamo detto prima, è lungo la congiungente il punto P con la carica Q1, diretto in verso uscente rispetto a Q1. Quindi questo è il campo E con 1. Adesso andiamo a vedere cosa succede con il campo dovuto alla carica Q2. Poiché la carica Q2 è negativa, nel punto P viene generato sì un campo che sta ancora lungo la congiungente il punto P con Q2, ma stavolta il campo è entrante rispetto a Q2, quindi ha lo stesso verso di E con 1. A questo punto il campo complessivo è nel punto P è la somma di E con 1 ed E con 2. E questo è diverso da zero. Precisamente, visto che i due vettori hanno la stessa direzione e lo stesso verso, possiamo calcolare il campo in modulo come somma di E con 1 più E con 2. Quindi i campi si sommano grazie al fatto che le due cariche hanno segni opposti. Quindi in questo caso abbiamo un campo molto intenso nel mezzo fra le due cariche, come d'altro canto si può dedurre anche dall'andamento delle linee di forza che sono queste. Qui nel mezzo abbiamo un campo molto intenso. Lungo la linea invece che unisce le due cariche, ma all'esterno, invece il campo elettrico tende a essere, se non zero, sicuramente meno intenso, in quanto stavolta, quando le due cariche hanno segni opposti, è all'esterno dello spazio tra le due cariche che i campi tendono a sottrarsi, mentre invece, quando le due cariche hanno lo stesso segno, i campi tendono a sommarsi nello spazio esterno alle due cariche e tendono a sottrarsi nello spazio interno fra le due cariche. E questo l'abbiamo visto con l'esempio numerico. Adesso andiamo a vedere proprio quanto vale il campo, supponendo che la distanza fra le due cariche abbia il seguente valore. Supponiamo che la distanza sia pari a scusate, la indichiamo con L, la distanza fra le due cariche. Supponiamo che sia un metro. Allora la distanza del punto P da ognuna delle due cariche è L mezzi, quindi la distanza d tra il punto P e ognuna delle due cariche è pari a metà L, cioè a 0,5 metri. Di conseguenza è possibile calcolare il campo E come E con 1 più E con 2 Quindi volendo calcolare il campo, otteniamo 2 volte E con 1, visto che i due campi sono uguali, e quindi 2 volte K,
Q1 fratto la distanza d al quadrato, ovvero 2 volte per 9,0 per 10 alla 9 newton per metri quadri su coulomb al quadrato, moltiplicato 10 alla meno 9 coulomb fratto 0,550 metri al quadrato, e questo ci dà, allora, 2 per 9 ci dà 18, 10 alla 9 e 10 alla meno 9 ci dà 10 alla 0, quindi 1, tutto diviso 0,50 al quadrato, e poi vediamo nel frattempo le unità di misura. Coulomb al quadrato in parte si semplifica con coulomb, sicuramente metri quadri si semplifica con metri, e quindi il risultato come unità di misura è newton su coulomb, cioè l'unità di misura del campo elettrico. Possiamo poi completare il calcolo. 0,5 è un mezzo, che elevato al quadrato fa un quarto, quindi questo è 18 fratto un quarto newton su coulomb, ovvero 4 va a moltiplicare, questo diventa 4 per 18 viene 40 più 36, 76 newton su coulomb, e così abbiamo un valore per il campo elettrico al centro fra le due cariche, giusto a titolo di esempio.